esonero del 2013. Un monopolista fronteggia due tipi di consumatori con le seguenti funzioni di domanda: 1 uguale 40 meno P, Q2 uguale 60 meno 2P. La funzione di costo è C di Q grande uguale 20 Q grande. Determinare l'equilibrio prezzi, quantità, profitto del monopolista nel caso in cui la discriminazione di prezzo sia proibita. Che significa? Qui ci vuole P1 e qui ci vuole P2, anche se è scritto P per cercare di aiutarvi. Che significa la discriminazione proibita? Che non può essere P1 diverso da P2 e quindi deve necessariamente essere P1 uguale P2 uguale P. D'accordo? E quindi effettivamente queste due funzioni diventano esattamente così. Vi ricordo che Q uguale Q1 più Q2, da cui, sostituendo queste due relazioni, visto che la discriminazione è proibita, sarà uguale a 40 meno P più 60 meno 2P, cioè uguale a 100 meno 3P. D'accordo? La funzione di costo è 20 per Q, non 20 per Q. No. Da cui ricavo marginale uguale costo marginale, dobbiamo fare la solita inversione, cioè P uguale 100 diviso 3 meno Q terzi. Ricavo marginale uguale costo marginale, 100 terzi meno 2 terzi Q uguale 20 il costo marginale, da cui Q uguale, dunque 40 diviso 2 uguale 20. E quindi il prezzo P, lo leggiamo da lì, uguale 100 terzi meno 20 terzi uguale 80 terzi. Poi che cosa chiede? Profitto. Profitto P greco uguale P per Q. Ah, vuole le quantità anche nei due mercati. E chiedo scusa, abbiamo Q, naturalmente dobbiamo ricavare Q1 e Q2 e le ricaviamo dalle due equazioni sopra. Quindi viene Q1 uguale 40 meno 80 terzi, 3 per 4 120, quindi uguale 40 terzi, Q2 uguale 60 meno 2 per 80 terzi è uguale 180 meno 160 e quindi uguale a 20 terzi. D'accordo? Il profitto pi greco invece, pi greco uguale, lo scriviamo qui sopra, pi per q 80 terzi per 20 meno i costi, quindi meno 20 per q, meno 20 per 20, e questo è dunque 160. Quanto viene tutto questo? 1600 terzi meno 1200, quindi dovrebbe venire 400 terzi. Possiamo anche lasciarlo in frazionario perché sarà comodo per i calcoli che faremo. Poi, determinare l'equilibrio prezzi, quantità e profitto del monopolista nel caso in cui possa effettuare una discriminazione di prezzo di terzo grado. Bene, nel caso in cui il monopolista possa effettuare una discriminazione di prezzo di terzo grado, può essere P1 diverso da P2. Quindi, dove abbiamo messo? Qui. Quindi le due equazioni diventano
40 meno P1 Q2 uguale 60 meno 2P2. E lasciamoci con il profitto che ci serve, tutto questo lo possiamo eliminare, discriminazione di terzo grado, e quindi ricavo marginale del primo mercato uguale costo marginale, ricavo marginale del secondo mercato uguale costo marginale. Invertiamo le due funzioni, P1 uguale 40 meno Q1, P2 uguale 30 meno Q2 mezzi. Qui questo sistema diventa ricavo marginale del primo mercato bisettrice 40 meno 2Q1 uguale costo marginale, il costo marginale è 20, fisso, qui non ci sono problemi. L'altro invece è RM2, 30 meno Q2 uguale 20, d'accordo? Qua si risolve ed è Q1 uguale, dunque 20 diviso 2, 10, Q2 uguale 10, Q grande uguale 20, due prezzi, P1 deve essere uguale a 40 meno 10, cioè 30, P2 uguale 30 meno 10 mezzi, quindi 25. Profitto pi greco uguale P1 Q1, 30 per 10, più P2 Q2, 25 per 10, meno i costi, quindi meno 20 per Q grande, meno 20 per 20. Questo uguale a 300, 250, 550, meno 20 per 20, meno 400, dovrebbe essere 150, d'accordo? Badate bene, questo è importante, necessariamente questo deve essere maggiore di questo, anzi al contrario, questo qui deve essere minore di questo, d'accordo? Il profitto con la discriminazione deve essere maggiore del profitto senza discriminazione, è proprio questo l'essenza della discriminazione, il monopolista fa discriminazione per avere un profitto maggiore. Se vi venisse questo minore di questo, avreste sbagliato i calcoli e quindi dovete correggere o segnalare. D'accordo? Chiaro il concetto? Bene. Andiamo avanti. 77,3 l'abbiamo fatto. 77,4 l'abbiamo fatto. 86,1. Qua abbiamo invece un altro esercizio sul monopolio. Un'impresa che opera in condizioni di monopolio, funzione di domanda P uguale 10 meno Q, l'impresa massimizza il profitto producendo la quantità Q star uguale a 4. Determinare il costo marginale e l'elasticità della domanda rispetto al prezzo in corrispondenza della quantità Q star. Calcoli, se ce li abbiamo. Allora, il monopolista massimizza il profitto nel punto ricavo marginale uguale costo marginale. Quindi ricavo marginale 10 meno 2Q uguale il costo marginale. Nel punto Q uguale a 4, quindi il costo marginale deve essere uguale a 10 meno 2 per 4, 8 uguale a 2. D'accordo? Quindi il costo marginale deve essere dato da questo valore. Poi
determinare l'elasticità della domanda rispetto al prezzo in corrispondenza della quantità Q. Per Q uguale a 4 il prezzo P star, se volete, uguale 10 meno 4, 6. L'elasticità epsilon uguale meno Q su del P, P su Q. Invertiamo questa, uguale 10 meno P, e questo è uguale a meno del Q su del P, quindi meno meno 1 nel punto P uguale a 6 per Q uguale a 4, e quindi questo è uguale a 1,5, d'accordo? Determinare la perdita netta di monopolio ipotizzando che il costo marginale sia costante e pari a quello calcolato nel punto precedente. Il solito diagramma, qui ci mettiamo Q, qui ci mettiamo il prezzo, P uguale 10 meno Q, questo è 10, poi abbiamo 10 meno 2Q, ricavo marginale, poi abbiamo i costi marginali costanti, abbiamo detto uguale a 2, questo è CM uguale a 2, abbiamo calcolato le coordinate di questo punto, Q di monopolio uguale 4, prezzo di monopolio uguale 6, ci rimangono da calcolare le coordinate di questo punto, il Q di concorrenza, lo si calcola come prezzo uguale costo marginale che abbiamo detto essere uguale a 2, uguale al prezzo uguale a 10 meno Q, da cui Q di concorrenza uguale a 8. Quindi il solito triangolo per la netta di monopolio uguale 8 meno 4 per 6 meno 2 diviso 2, 4 per 4 16 diviso 2 8, e infine supponendo ora che il monopolista sostenga anche costi fissi pari a 20, determinare l'eventuale sussidio che lo Stato dovrebbe corrispondere al monopolista per regolamentare il mercato nel punto di concorrenza perfetta. Che significa? Da tutto quello che abbiamo detto, la funzione di costo C è uguale al costo marginale fisso, cioè 2 per Q più 20. Quindi profitto P greco nel punto di concorrenza è uguale P per Q, quindi 2, questo ovviamente è anche il prezzo di concorrenza, quindi prezzo di concorrenza 2 per la quantità di concorrenza 8 meno i costi, meno 2 per 8 meno 20, e quindi uguale a meno 20, e quindi di conseguenza il sussidio S c'è e deve essere uguale proprio a 20. Domande? Chiaro come abbiamo proceduto? E allora risolviamo l'esercizio dell'esonero dello scorso anno. 89,4. Un'impresa monopolista vende il proprio prodotto su due mercati distinti, nel primo dei quali la domanda è rappresentata dalla seguente espressione: più 1 uguale 1500 meno 31, mentre nel secondo la domanda è rappresentata dalla seguente espressione: più 2 uguale a meno 20 più 2. L'impresa pratica una discriminazione del prezzo del terzo tipo e vende il prodotto al prezzo di 900 sul primo mercato. A quale prezzo venderà sul secondo mercato, sapendo che l'elasticità delle curve di domande nel secondo mercato nel punto di equilibrio è pari a 2?
Allora, come si risolve questo esercizio? Vi ricordo che in monopolio discriminazione del terzo tipo vale la relazione ricavo marginale del primo mercato uguale ricavo marginale nel secondo mercato. Questa relazione la possiamo anche scrivere come più 1 1 meno 1 su epsilon 1 uguale P2 1 meno 1 su epsilon 2. Noi qui cosa abbiamo? Abbiamo P1, ci possiamo facilmente calcolare epsilon 1 e l'esercizio ci dà epsilon 2 e quindi ci possiamo facilmente calcolare P2. Facciamolo. Ci rimane da calcolare epsilon 1 uguale meno del Q1 del P1 1 Q1. Dobbiamo invertire la prima relazione e quindi Q1 uguale 1500 diviso 30 che fa 50 meno più 1 trentesimi. Quindi questa sarà uguale a meno meno un trentesimo, poi per più 1 900 è il dato del problema, diviso Q1 900 diviso 30 fa 30, 50 meno 30 fa 20, da cui il meno e il meno vanno via, 30 va via col 900 e fa 30 e questo fa 1,5, da cui abbiamo questa relazione, la possiamo scrivere come più 1 900 diviso 1 meno 1 diviso 1,5 3 mezzi, no, facciamo confusione, è uguale a P2 per 1 meno 1 mezzo, d'accordo? Quindi qua viene 900 diviso 1 meno 2 terzi fa un terzo, questo viene 300 uguale a P2 per 1 meno un mezzo fa un mezzo, da cui viene P2 uguale a 600. A questo punto dobbiamo calcolarci che cosa ci chiede l'esercizio. Basta, a quale prezzo venderà il prodotto? Abbiamo già risposto, d'accordo? Allora, sia ora la curva di costo del monopolista rappresentata dalla seguente equazione, C uguale KQ. Con Q quantità totale prodotta dal monopolista. Qual è il valore del parametro K compatibile con la risposta di cui al punto A? D'accordo? Cosa dobbiamo ricordarci? Che nel monopolio è vero RM1 uguale RM2, ma ricordiamoci che RM1 uguale costo marginale, RM2 uguale costo marginale. D'accordo? Ricavo marginale 1, guardiamo la prima relazione. Allora, ricavo marginale 1 lo possiamo scrivere come, dove sta la funzione invertita, eccola là, 50 meno 2 terzi più 1, quindi 50 meno 2 terzi più 1, d'accordo? Perché meno 2 terzi? Meno 2 trentesimi, meno 2 trentesimi, questa è la funzione, no, mi sto confondendo, devo farla quella per il ricavo marginale, quindi per una sciocchezza. Allora, il ricavo marginale del primo mercato è 1500
meno 61 deve essere uguale al costo marginale. Il costo marginale è uguale a K. D'accordo? Al posto di Q1 dobbiamo metterci al posto di più 1 900, 900 diviso 30 fa 30, 50 meno 30 fa 20, quindi K è uguale a 1500 meno 60 per 20 e quindi è uguale a 1500 meno 1200 uguale a 300, d'accordo? Poi ci chiede qual è il profitto complessivo del monopolista. Allora, profitto del monopolista, pi greco, è uguale a P1 Q1 più P2 Q2 meno i costi, d'accordo? Ci serve Q2. Da quella relazione viene fuori che Q2 è uguale ad A diviso 20 meno P2, e P2 era 600 diviso 20, quindi viene fuori ad A diviso 20 meno 30, d'accordo? Dobbiamo calcolare il valore di A. Da dove calcoliamo il valore di A? Secondo voi? Vediamo. Se avessi dovuto risolvere le somme dell'anno scorso, qua è il punto dove sbagliarono in molti, cioè non seppero risolvere questo punto, perché poi andando avanti nell'esercizio si erano dimenticati da dove erano partiti nei primi dati dell'esercizio. Da dove si calcola? Qual è il dato che ci permette di calcolare A? Secondo voi? Risposta? Guardate tutti i dati che abbiamo dato, a partire dalla soluzione della prima domanda, il valore dell'elasticità epsilon 2 uguale a 2. Ci siamo un po' dimenticati perché era quello da cui siamo partiti per rispondere alla prima domanda. Però ricordiamoci che questa elasticità epsilon 2 è uguale a meno del Q 2 su dei P2 P2 2, d'accordo? E quindi, avendo invertito la funzione di domanda, questa qui Q2 è uguale ad A diviso 20 meno P2 diviso 20, d'accordo? E quindi questo è uguale a meno del Q2 su del P2, quindi a meno un ventesimo per P2 nel punto di equilibrio che abbiamo calcolato e veniva fuori 600, d'accordo? Diviso Q2. E tutto questo deve essere uguale
un dato del problema è epsilon 2 che è uguale a 2. Quindi meno e meno vanno via, il 20 va via con questo e diventa 30, e quindi viene fuori Q2 uguale a 15. D'accordo? Tutto sommato A non ci serve neanche calcolarlo, almeno in questa domanda. D'accordo? Q2 è uguale a 15, quindi adesso che riguardo non abbiamo neanche la necessità per il momento di passare per A, da cui viene fuori che il profitto di greco è uguale a P1 900 per Q1 siamo perso 20, abbiamo calcolato più volte ma non da 20, più Q2 15 per P2 che è uguale a 600 meno i costi meno KQ, dove K l'abbiamo calcolato e veniva fuori 300, per Q che è Q1 più Q2 20 più 15. Fa 16.500. D'accordo? E infine, ultima domanda: qual è il surplus complessivo dei consumatori e del monopolista? Dobbiamo fare il disegno. D'accordo? Quindi attenzione, lo ripeto, io sono partito da qui e poi mi sono reso conto che non arrivavo da nessuna parte, non serve A, no? Tant'è vero che mi ricordo lo scorso anno molti si fermarono proprio per questo. Non è detto che tutti i dati che vengono dati nel problema siano necessari per la risoluzione, quindi in questo caso A non ha alcuna utilità. D'accordo? Allora, per calcolare, attenzione, il profitto. Adesso dobbiamo vedere quello che succede se serve per il surplus. Allora, surplus dei consumatori e surplus del produttore. Quanto è il surplus del produttore? Non abbiamo bisogno di fare nessuna figura, abbiamo detto più volte, il surplus del produttore non è altro che il profitto. Quindi attenzione a non inventarci soluzioni strane, potremmo anche costruire la nostra figura e andarci a calcolare il surplus dal punto di vista grafico, però non ci dimentichiamo che deve venire uguale al profitto. Quindi in questo caso non c'è alcuna necessità, visto che abbiamo calcolato il profitto, la risposta è il surplus del produttore è 16.500. Pi greco uguale 16.500 surplus del produttore. D'accordo? Surplus dei consumatori. Incominciamo dai consumatori nel primo mercato. I consumatori nel primo mercato P1 uguale 15.000, 1.500 meno 30Q1, e nel primo mercato l'equilibrio si ha per P1 uguale 900, quindi qui abbiamo 1.500, l'equilibrio si ha nel punto 900 e Q1 invece ho calcolato più volte, era 20, d'accordo? Quindi il surplus dei consumatori nel primo mercato è l'area di questo triangolo. E quindi il surplus nel primo mercato, lo chiamiamo S1, è uguale a 1.500 meno 900, che moltiplica 20, diviso 2, e quindi uguale a 6.000. D'accordo?
D'accordo? Sul plus nel secondo mercato, ecco a che cosa ci serve la nostra, il nostro A per calcolare il surplus, perché a questo punto abbiamo bisogno di calcolare la curva di domanda. Quindi da questa relazione, avendo calcolato Q2, che era uguale a 15, viene fuori che A è uguale a 15 più 30 per 20 uguale a 900. E quindi, secondo mercato, la curva di domanda è P2 uguale 900 meno 20 Q2, quindi qui ci mettiamo 900, 900 meno 20 Q2 uguale P2, e il punto di equilibrio era per P2 2 uguale 600, l'ho cancellato ma mi pare che è così, e Q2 veniva 15, d'accordo? E quindi il surplus nel secondo mercato è S2 uguale 900 meno 600 per 15 diviso 2. Questo è 300, quindi 2250 direi. 225 più uno zero, 2250, sì. 2250, d'accordo? Domande? Va bene? Direi che va bene così per oggi.